facciamo una cosa molto più ridotta di quello. Faccio un portfolio, meglio parte di un portfolio da zero, partendo dalla base di un portfolio che ho realizzato ormai, siamo nel 2021, 7 anni fa. Sì, 2013-2014, che era quel famoso portfolio quadrato. Non so se avete visto le nostre live, i nostri video su YouTube, riconoscerete quel portfolio perché è il portfolio quadrato. Meglio, non è che lavorerò direttamente su quello, però partirò da quelli elaborati, un po' da quella struttura, per fare qualcosa di nuovo. Partiremo dal setup del documento, partiremo da zero, ho già in mente qualcosa e vi faremo vedere un po' di comandi di InDesign. Magari anche Luca, se ha qualche trucco, me lo dirà in diretta, perché... Te lo dirò sicuramente. Anche perché... Intanto, Federico... Vai, Luca, dimmi. No, pensavo che noi abbiamo, soprattutto tu, hai sempre fatto molta attenzione nel suggerire qual è il programma giusto della suite Adobe da utilizzare nelle varie situazioni, a seconda che sia una fase di impaginazione, una fase di post-produzione di immagini, una fase invece più vettoriale. E so che questa è una cosa che spesso spaventa, no? Chi si approccia a questi software che dice: mamma mia, ma quante cose devo imparare, magari perché non potrei fare tutto con Photoshop. Allora ti faccio una domanda subito a bruciapelo che potrebbe essere molto motivante per tutti quelli che InDesign ancora lo conoscono solo come un'iconcina rosa. È secondo te InDesign il software più semplice e intuitivo del pacchetto Adobe? Cosa ne pensi? Secondo me, guarda, non mi trovo in disaccordo, anzi, perché InDesign di per sé non è un software semplice, ha tante opzioni per l'editoria grafica, ma a conti fatti, in quello che facciamo da architetti usiamo veramente un minimo, diciamo un 20% di quel programma, quel tanto che ci basta per dare un minimo di struttura ai nostri file, per usare un sistema che ci permetta di relinkare, di archiviare i nostri contenuti e di predisporli nel modo corretto sulla tavola, nel book, nel portfolio, pagine multiple, griglie. Queste sono tutte cose che proveremo a vedere stasera, però in effetti sì, è il ragionamento fila, perché per l'uso che facciamo noi nel nostro settore di InDesign non c'è questa gran curva di difficoltà, secondo me. Quindi sì, ed è anche utile, secondo me, saperlo già da subito, conoscerlo già da subito, perché risparmia tanto tempo poi in fase di composizione di tavole. Già, le tavole le facciamo da subito, dal secondo anno già bisogna, esatto, iniziare a fare tavole, esatto, siamo dal primo subito, proprio. Da su, esatto. E il problema principale è che chi parte in facoltà di architettura parte automaticamente con Photoshop, perché è il software più blasonato, non è il più facile, non è il più intuitivo per tanti versi, però è quello che è usato più spesso e più famoso anche prima dell'entrata in una facoltà, dell'ingresso in una facoltà di architettura. Diciamo che c'è un po' questa echo chamber, quindi questo effetto eco, no? Ci si convince tra studenti che Photoshop sia la scelta unica, quando in realtà la suite Adobe, e non solo, perché come dicevo ci sono altre soluzioni, hanno dei programmi più adeguati per determinati tipi di lavoro. E anzi, facciamo questa piccola panoramica, perché è una cosa che ho anche caricato su Instagram proprio qualche giorno fa, se non proprio ieri. Ho parlato della distinzione tra i software della suite Adobe, e Photoshop è un programma di disegno raster innanzitutto, quindi si basa su immagini composte da pixel che non sono zoomabili all'infinito, cosa che invece è possibile fare con i file vettoriali gestiti da Adobe Illustrator. Quindi il file vettoriale, che si basa su curve e tracciati, è zoomabile all'infinito e molto spesso li usiamo per diagrammi, per assonometrie, per tutti quegli elaborati che hanno bisogno di un controllo molto raffinato degli spessori di linea, mentre Photoshop lo usiamo per la post-produzione, no? Post-produzione di render, post-produzione di piante, sezioni, sì, prospetti, collage. InDesign è una bestia a parte, stasera vedremo. InDesign è un software per l'editoria grafica che serve a impaginare e nient'altro. I due software che ho nominato non sono software per impaginazione. Illustrator, qualche funzione un po' più avanzata per impaginazione ce l'ha, infatti molti graphic designer comunque lo usano per impaginare brochure, loghi e documenti monopage. Cioè, loghi sì, InDesign è il software per fare loghi, però viene usato anche per impaginare documenti singoli monopagina, anche se InDesign è comunque un filino meglio, secondo me, perché ha delle funzioni apposite per gestire lo schema sì, sulla pagina. Sì, sì. Quindi stasera software per il logo è Illustrator, ma poi in realtà sì, si può impaginare qualcosa su Illustrator, ma proprio se è una pagina sola, altrimenti InDesign è la risposta per tutti, diciamo, perché è proprio strutturato per quello. Forse il fatto che risulti un pochino più semplice, sicuramente perché noi architetti ne utilizziamo, comunque ne abbiamo bisogno di una piccola percentuale, ma probabilmente perché fra i programmi principali della suite Adobe è quello che ha una funzione anche più ristretta, cioè è solo impaginazione e layout. Se ci pensi, gli altri possono portarti a fare più cose, e quindi probabilmente è anche a causa di quello che sono forse più complessi.
Diciamo che è anche un po' l'inganno di Photoshop, perché Photoshop ci porta spesso a essere usato, o meglio, siamo portati a usare Photoshop per usi che non, per cui non è previsto, perché è più flessibile, perché permette una maggior gamma di usi, ed è questo il motivo per il quale molto spesso si usa Photoshop, anche per le impaginazioni, che è un po' quello che facevo io con PowerPoint. Io facevo animazioni addirittura complesse con PowerPoint, come se fossero appunto dei collage animati, quando in realtà il software per fare queste cose è Adobe After Effects, se non sbaglio. Sì, esatto. È un po' la stessa cosa, è quello che dico io sempre: usare Photoshop per impaginazione è come andare in bicicletta da Roma a Milano. Si può fare, ma come sfida personale, ma non è proprio la cosa più agevole, secondo me, del mondo. E direi di partire con InDesign. Partiamo, abbiamo un portfolio da impaginare stasera e partiremo dalla base di questo. Questo è materiale che ho recuperato da un mio vecchio hard disk, ho trovato tutto, ragazzi, quindi yeah! Evviva! Allora, uno dei dubbi più, o meglio dei dubbi, delle debolezze più grandi di questo portfolio, se ricordate o se andate a recuperare il nostro video su YouTube, perché questo l'abbiamo messo, è già lì, la più grande debolezza di questo portfolio è che... A parte essere un portfolio vecchio, comunque è il primo che ho fatto, il formato quadrato è un formato che è difficile da usare. Perché? Perché riduce la quantità di informazioni sul foglio, e la tendenza di chi impagina in formato quadrato è di affastellare tutti gli elaborati sulle pagine, sovrapponendo e creando confusione visiva, che è proprio quello che mi è successo durante il design di questo portfolio. Se vedete, iniziamo a vedere delle sovrapposizioni già dalla prima pagina, che poi si aggravano nel corso del portfolio, come così si aggrava la qualità dei miei... Vabbè, è stata sempre grave la qualità dei miei plastici. Però sì, il problema è questo, quindi io stasera, ragazzi, voglio prendere del materiale da questo portfolio. Non so se riuscirò a farlo tutto, però voglio prendere del materiale da questo portfolio qui e farne un portfolio A4 formato verticale. Quindi noi iniziamo da zero, facciamo un portfolio da zero, vi facciamo vedere come creare un nuovo file, su quali parametri, proprio partiamo dalle basi stasera. Magari per qualcuno di voi alcune di quelle cose che faremo vedere stasera saranno... banali, ridondanti, se usate già InDesign probabilmente sì, però io sono sicuro che molti di voi InDesign l'hanno soltanto visto poche volte, quindi forse qualcosa, insomma, dall'inizio forse può aiutare. Quindi partiamo, Luca. Partiamo, ecco, guarda Federico, mi viene in mente una cosa che ci tengo a dire subito, che in realtà si ricollega anche a una cosa che ha scritto Francesco prima in chat, ovvero sia la possibilità di collegare link esterni. Io devi sapere che nelle ultime settimane mi sto dedicando, sto investendo il mio tempo cosiddetto libero nell'imparare Premiere. Premiere, per chi non lo sapesse, è il software della suite Adobe per il montaggio video. Okay. È un software che a me piace moltissimo. Io un po' sul mio canale YouTube, ma anche in realtà vorrei implementare la parte di montaggio e di editing video, quindi mi sto cimentando con Premiere. Ci sono delle somiglianze, secondo me, notevoli fra Premiere e InDesign, e una in particolare, quella che si ricollega a quello che scriveva Francesco e che io dico subito. InDesign è un software che, se utilizzato bene, bisogna essere ordinati, bisogna essere il più precisi possibile, bisogna non fare confusione nella gestione dei file e dei documenti prima. Esatto, già dall'esterno, vista, dalle cartelle. Già dall'esterno. È proprio lì che volevo arrivare, già dall'esterno. Una cosa che io, per esempio, in Photoshop cerco di essere ordinato, ma all'interno del software, no? Quindi tutto quello che io butto dentro, fra gli effetti, le funzioni, i livelli, le maschere, i gruppi, e cerco di gestirli, diciamo, all'interno di Photoshop bene, ma a volte fuori nella cartella sembra che sia esplosa una bomba, mentre invece InDesign è una cosa che è un passaggio mentale che bisogna fare prima. Bisogna essere più ordinati da subito, adesso poi vedremo perché, ma è un discorso di cartelle e di link esterni. Se questo legame si perde un po', incominciano i guai. Sì, incominciano i guai, e infatti questa è la cosa che mi è successa quando sono andato a recuperare i materiali di questo portfolio, perché era sparso in diverse cartelle dell'hard disk, non era tutto in una cartella che ho potuto relinkare. Ma andiamo con calma, perché questa è una cosa che sicuramente stasera faremo vedere. Quindi facciamo il nostro nuovo file, quindi file nuovo. Purtroppo io di InDesign ho una versione in inglese, però chiaramente file nuovo oppure Ctrl N per creare un nuovo file. Io ho premuto Ctrl N adesso, e questa è l'interfaccia che apparirà. Un'interfaccia che ha già
dei formati predefiniti, diverse dimensioni che possono essere per stampa, per web o per mobile. Infatti InDesign è ottimo anche per creare delle presentazioni a schermo. È assolutamente ottimo, io lo uso continuamente per le mie presentazioni a schermo, ma stasera noi facciamo un documento in stampa, quindi partiamo con un portfolio verticale, abbiamo detto formato A4, e vediamo come impostare le unità. Qui è semplice, innanzitutto cambiamo le unità perché questi pixels io non so a quanto equivalgono, cerchiamo millimetri. E vediamo, se sono, ecco, c'è già il preset del foglio A4 qui. Lo riporta in pixels, ma noi lo riportiamo in millimetri. E chiaramente sappiamo che la dimensione del foglio A4 è 210 di larghezza e 297 di altezza. In questa finestra di dialogo noi possiamo già impostare il numero di pagine che vogliamo il nostro documento abbia, e possiamo anche scegliere se queste pagine devono essere affiancate, ossia facing pages. Questo è importante, le pagine affiancate sono particolarmente importanti se il documento viene stampato. E qui noi già possiamo decidere questo fattore. Altra cosa importante, qui sono le colonne, ma le colonne non è una cosa che faremo adesso, perché le colonne sono più per l'impaginazione del testo. Noi faremo una griglia subito, adesso che creiamo il documento. Ma la cosa che ci importa sono i margini, perché ragazzi dovete sapere che ogni elaborato, qualsiasi stampato, ha dei margini esterni. E sono dei margini esterni che servono a inquadrare il contenuto della pagina e dargli la giusta importanza. Qualsiasi pubblicazione è così, che sia solo testo, testo immagini o di immagini, è una specie di passepartout che serve appunto a aiutare il lettore, l'osservatore a focalizzarsi su quel contenuto. Noi dobbiamo fare la stessa cosa col portfolio, quindi dobbiamo creare dei margini che poi possiamo anche cambiare in corso d'opera. Possiamo decidere se questi margini devono essere tutti uguali o meno cliccando su questa iconcina. Per il momento iniziamo con un margine di 3 cm, quindi 30 mm su tutti i lati, e ci aggiusteremo qui. Quindi qui abbiamo invece i margini a vivo. I margini a vivo sono una cosa un po' più complicata, sono quei margini in cui avviene poi il taglio nell'area di stampa. Soprattutto questo è utile per quando si stampa un portfolio, bisogna considerare non solo il margine ma anche il margine al vivo, quindi il bleed, cosiddetto bleed, che è l'area di taglio che appunto il rilegatore fa per attaccare tutti i fogli, che è detto in modo proprio spartano e banale. E queste sono cose secondo me da approfondire un po' quando si va in fase di stampa, per evitare sorprese appunto, soprattutto quando poi si impaginano documenti affiancati su due pagine. Ad esempio abbiamo un'immagine che si sviluppa su due pagine, dobbiamo considerare bene quanto è largo il bleed per aiutare il tipografo e il rilegatore a fare il lavoro appunto di rilegatoria e non tagliare parti di un'immagine oppure di un elaborato che ha la spina in mezzo. Comunque partiamo, creiamo il documento, abbiamo impostato margini, abbiamo impostato anche le pagine, facciamo 12 pagine e creiamo il documento. Beh sì, 3 cm è decisamente troppo. Allora qui già possiamo far vedere una delle funzioni più interessanti di InDesign secondo me, Luca, perché vedi, noi già abbiamo un margine qui e ci siamo resi conto che 3 cm è decisamente troppo ampio per un portfolio. Ragazzi, comunque vi ricordo, qualsiasi domanda che avete sul software, se volete fermarmi, qualsiasi domanda, fatela in chat, io vi leggo costantemente, ok? Quindi, questo margine è troppo ampio. La prima cosa da fare sarebbe quella di cercare di editare il margine. Quindi noi andiamo in Layout, Margini e Colonne, il terzo menu da sinistra, Layout, Margini e Colonne, e cambiamo. Qui già possiamo cambiare il nostro margine. Ad esempio possiamo anche decidere se avere un'anteprima o no di questo margine su questa casellina. Vediamo, vediamo subito. 15 mm già è un compromesso più accettabile secondo me. Possiamo addirittura fare qualcosa di asimmetrico. Possiamo avere 25 mm sopra e sotto e 20 a destra e a sinistra. Questo è già un buon punto di partenza. Premiamo ok. E abbiamo aggiustato il margine, però attenzione, io questo aggiustamento l'ho fatto soltanto sulla pagina 1, ok? Se vado nelle altre pagine ho ancora il vecchio margine. Quindi che cosa è successo? È successo che io ho editato il margine soltanto una pagina. E qui entra già in gioco, questa è l'occasione per spiegarvi che Adobe InDesign funziona per delle pagine, così, una delle funzioni più utili di InDesign è quella delle pagine mastro. Delle pagine mastro sono in pratica dei veri e propri template di pagina. Quello che avviene su una pagina mastro si può applicare poi a tutte le pagine del documento e ripeterlo lungo tutte quelle pagine. Vedete ad esempio questa, non so se riuscite a vederla, questa, penso si veda, nell'angolo della pagina. Questo vuol dire che sì, si vede. A questa pagina è applicato un master che di nome ha. E li possiamo vedere già qui, master. Questo è il master A. Se facciamo doppio clic su questo master, vediamo che il template
è quello vecchio, quello dei 30 mm. E siccome alle pagine applicato in Master A, avremo applicato questo template. Adesso vi faccio vedere. Intanto rispondo a Rizzone che chiede la differenza di gestione tra colori RGB, CMYK, perché ogni volta è una confusione. Molto semplice, RGB è per le presentazioni a schermo, CMYK è per la stampa. Niente di più, niente di meno. Ciao Jim, quanto tempo infatti? Bentornato. Non so se volevi un approfondimento un po' più dettagliato su questo discorso, però anche qui in design, se non sbaglio, è possibile cambiare i profili di colore. Qua si va in color setting, se si decide appunto quali sono i profili da assegnare a RGB e CMYK, li integra ambedue. E basta, però bisogna usare il CMYK per la stampa. Quindi quando esportiamo per la stampa noi avremo già nel PDF le informazioni integrate di quel profilo per la stampa. E se non sbaglio mi sembra che con Ctrl Y è possibile vedere l'anteprima, fare lo switch tra RGB e CMYK nel documento InDesign per vedere l'anteprima dei colori. Comunque se hai altre domande su questa cosa provo a spiegartelo mano a mano. Stavamo parlando delle pagine mastro, perché noi possiamo modificare una pagina mastro nel documento per applicare modifiche a tutto il resto del documento. Quindi se noi selezioniamo queste due pagine che fanno parte del master e cambiamo il layout, andiamo di nuovo margine e colonne, facciamo quello che abbiamo fatto prima, ossia top 25, com'era Luca, ti ricordi? Era dunque 20, mi sa che era 25 20 20, esatto, 25 20 20, perfetto. Ok, abbiamo applicato queste impostazioni al master, quindi non alle pagine. Se torniamo sulle pagine, ossia qui, vediamo che le modifiche sono state applicate alle pagine, a tutte le pagine, perché a queste pagine è applicato il master di nome A. Per farvela ancora più chiara, mettiamo un elemento di testo su un master, chiamiamo, che so, questo elemento, come possiamo chiamarlo? Progetto 01? Sì. Progetto 01, ok, magari mettiamo un font. Questo qui mettiamo. Ops. Così si vede bene. Ecco, abbiamo un elemento sul nostro master e vediamo che siccome ha tutte le pagine applicato il master A, tutte le pagine seguiranno lo stesso schema. Questo è il documento. Le pagine di sinistra, ovviamente, perché noi all'interno della pagina master abbiamo inserito il testo progetto 01 nella pagina di sinistra, quindi le due pagine master equivalgono, diciamo, in qualche modo rappresentano tutte le successive accoppiate di pagine affiancate che noi abbiamo impostato come una delle primissime cose. Quindi quello è il motivo per cui abbiamo due pagine affiancate anche nelle pagine master, e tutte le modifiche che facciamo lì sono poi in qualche modo definitive. Infatti se Federico prova a selezionare progetto 01 da una pagina qualsiasi, non lo può modificare, non lo può neanche selezionare. Esattamente. Questa cosa è molto utile. Noi possiamo creare diversi master nel nostro documento e ogni master magari può avere una funzione specifica. Nel portfolio ci sono due master principali, secondo me. C'è un master che è il master per le pagine in cui mettiamo i progetti, e un master che è la pagina di introduzione del progetto. Noi adesso, prima di fare il portfolio, prima di mettere il materiale nel portfolio, facciamo i master. Prima di tutto facciamo le pagine mastro. Arizona dice, ho provato a interfacciarmi in particolare nella sezione a destra, sono solo colori in CMYK. In che senso? Dici qui? Ah, sì, ok, qui è possibile, la palette di colori, in realtà è possibile anche creare dei colori RGB. Basta che te lo crei, basta che gli dici, ok, il color mode deve essere RGB. E così sai se effettivamente a schermo che tu avrai un colore RGB. Negli swatches ti sarà apparso un colore RGB qui. Puoi gestirla così, basta che ti vai a selezionare quando crei un nuovo colore. Quindi fai il nuovo color swatch, scegli il color mode. E dovresti già sapere come lo stai creando. Poi è chiaro, ogni colore è un equivalente RGB e CMYK. Però intanto tu sai che hai creato quel colore per lo schermo. Magari, se vai in RGB, oppure sai che l'ha creato per la stampa se è CMYK. Torniamo ai master. E creiamo un nuovo master. Si fa così, si clicca su questo menu. New master, nuova pagina mastro.
E si può già dare un nome, un prefisso, lo chiamo, chiamiamolo intro, che saranno appunto le pagine di introduzione del progetto. Diciamo che se è un documento a pagine affiancate, possono essere due pagine, ci sta, benissimo. E premo ok. Vedete, ho creato un nuovo mastro qui. Un nuovo mastro che si basa sull'impostazione originale del documento. Qui dobbiamo cambiare di nuovo i margini. Torniamo in layout, margine e colonne, top 25, bottom 25, dentro 20, fuori 20. Ok. Abbiamo ricambiato i margini. Allora Luca, tu sai, lo diciamo anche ai ragazzi, che in un portfolio è molto importante che ciascun progetto sia ben diviso da ciascun dall'altro. Per ogni progetto deve esserci una pagina di introduzione che faccia capire che stiamo passando da un progetto all'altro. Quindi quello che faremo adesso è proprio creare una pagina di introduzione di un progetto. Arizona dice: perfetto, ma ovviamente devo impostare prima la tavola in RGB, dopodiché posso utilizzare i colori RGB, corretto? Guarda, in realtà InDesign già ha in sé tutti e due i metodi RGB e CMYK, però se non sbaglio puoi avere un'anteprima. Vediamo un attimo, perché non ne sono sicuro al 100%. Se non sbaglio, CTRL Y è la scorciatoia che ti permette di vedere l'anteprima del colore CMYK RGB, in modo tale da vedere qual è l'anteprima di stampa. Quindi tu, non è come Photoshop che sai se il documento è sia RGB o CMYK. InDesign già ha tutti ambedue i profili interni, ok? Quindi non si pone tanto questo problema, devi soltanto fare il controllo quando poi vai a impaginare e vedere quali sono i colori di anteprima. Introduzione del progetto, dicevamo, quindi cosa serve per una pagina di introduzione del progetto? Serve chiaramente il titolo del progetto, una didascalia con le informazioni, del testo probabilmente, e a nostra scelta un'immagine oppure una grafica. Io qui qualcosa del genere già l'avevo fatta, avevo creato questa barra superiore. Come, ecco, vedete, io per esempio non usavo le pagine mastro, quando ho fatto questo portfolio non ho mai usato le pagine mastro. Vedi, primo errore. Certo. Però comunque ho una costanza. Secondo me era abbastanza chiaro il fatto che tu comunque davi l'importanza grafica al numero e al titolo, e poi c'era il testo. Quindi secondo me, pur non usando le pagine mastro, tu avevi già in testa una certa ricorrenza per quanto riguarda la copertina. Cioè la copertina, certo, aveva degli elementi molto precisi. Uno di questi è il numero, che è comunque la prima cosa in alto a sinistra che tu hai posizionato, quindi visivamente molto richiamante, molto chiaro. Il titolo con il colore arancione, che è un po' il colore del portfolio, e sotto un testo con le immagini in mezzo. Quindi ci sono già una serie di elementi che in realtà possono comporre loro stessi una pagina mastro, dal momento che uno si dà l'obiettivo di avere le pagine mastro per l'introduzione. Secondo me comunque gli elementi ci sono tutti, ecco, qui già vorrei c'erano dire questo, cioè, sì, certo, sì, qui gli elementi già c'erano, la tecnica diciamo che è mancata, ma gli elementi di struttura c'erano. Però sì, prima di procedere effettivamente a impaginare, dobbiamo fare un'altra cosa, preliminare sul mastro, ossia creare la nostra griglia grafica. Quindi, innanzitutto, cos'è una griglia grafica? La griglia grafica è la struttura che è alla base di qualsiasi pubblicazione stampata. È una griglia invisibile che lega i contenuti della pagina in modo tale da dare a questi contenuti una struttura organizzata e costante e ritmica in tutto l'elaborato. Non bisognerebbe mai impaginare senza una griglia costante che ci, appunto, incasella ogni elemento, ogni elaborato, ogni contenuto su quella griglia. InDesign, la forza di InDesign rispetto a Photoshop, una delle forze di InDesign rispetto a Photoshop è proprio quella di permettere la creazione facile di griglie grafiche, molto immediate. Adesso vedremo come fare e come sfruttarla. Selezioniamo le pagine mastro che vogliamo usare nel documento, quindi qua le ho già selezionate tutte e due, ho tenuto premuto CTRL e ho cliccato sulle due pagine. E vado di nuovo nel menu Layout, Crea guide. Anche qui possiamo decidere di avere già un'anteprima di quello che stiamo facendo e possiamo decidere il numero di righe e di colonne che questa gabbia grafica dovrà avere. Ad esempio, se io decido che ci saranno 4 colonne sulla mia pagina, vedrai che InDesign inizierà a generare automaticamente queste colonne, o meglio queste righe. Sono importantissime perché sono proprio l'elemento che organizza
lo spazio, che governa gli elementi, che stabilisce a che distanza sono gli elementi. Quindi da un punto di vista visivo la griglia, pur non comparendo mai con queste linee blu come noi la stiamo programmando, ha un impatto veramente decisivo. Io, Federico, ti confesso che nello stabilire in quante porzioni dividere sia in orizzontale che in verticale le pagine, ho impiegato, non mi viene da dire sprecato, ma sicuramente ho impiegato veramente tanto tempo, ed è una cosa che molte volte non mi ha soddisfatto del tutto. Mm-hmm. Quindi andavo spesso a ripensarla, a ricercare, perché effettivamente dà la scansione degli elementi, segna le distanze, segna anche le vicinanze fra gli elementi. E noi, come diciamo sempre, l'importanza dello spazio bianco. Ecco, la griglia è alla madre dello spazio bianco che ci sarà nel vostro portfolio, perché esatto, ovviamente è proprio lì che si determina un buon effetto di spazio bianco o un cattivo effetto di spazio bianco, cioè un eccessivo spazio bianco o uno spazio bianco che è quasi nullo, no? Quindi una griglia troppo fitta. Sì, è quello, proprio quello che lo determina. La griglia vi aiuterà a decidere dove far respirare, come far respirare i vostri elaborati. Di solito la griglia si compone per terzi, perché noi seguiamo sempre la regola dei terzi nel design, quindi potrebbe benissimo essere una griglia 6-3 o 9-3 o 9-6 addirittura. 9-6 è molto fitta, forse un po' fitta per questa pagina, proviamo, facciamo un po' di prove. Gutter invece è lo spazio tra ciascuna, il gap che c'è tra ciascuna riga e ciascuna colonna. Noi possiamo usare un gap di 2 mm perché comunque il foglio è piccolino, magari facciamo 9-6-3 o 9-3. Sto facendo un po' di prove, non c'è una non ci sono strutture codificate, ma io ce ne sono alcune, ma io non sono un graphic designer, dico la verità. Voglio evitare una struttura troppo fitta, anche perché voglio comunque avere un canovaccio abbastanza costante su questo. Quindi sto sperimentando il mio numero. Tu, Luca, suggerimenti? Ma io tendo sempre a non dividere in troppe parti, nel senso che io difficilmente vado oltre le 9, anche per quanto riguarda la scansione verticale, quindi secondo me potrebbe tranquillamente essere 6-3 o 9-6. E io però devo dirti che cerco sempre di distanziare un po' di più gli elementi, diciamo le due linee, quindi io lascio un offset di solito sempre dai 4 ai 6 mm. Ok, mi sembrava un po' tanto, ti dico la verità, io farei un 4, ok, forse 3. E poi qua possiamo decidere se allineare questa griglia ai margini o alle pagine. Noi di solito la allineiamo ai margini, perché i margini, sì, noi li teniamo sempre liberi. Esatto. Vediamo, sono ancora indeciso. Perché 6-3 mi sembra troppo leggera, forse deve essere un numero. Vediamo, facciamo 9-6, certo. Dai, facciamo così. Ok, 9-6. Anche perché 6-3, cioè qual è una conseguenza che si può ipotizzare nel fare per esempio un 6-3? Il fatto che gli allineamenti sono molto vincolanti, perché diciamo c'è una scansione veramente ogni tanto spazio. Quindi, così c'è un po' più di flessibilità. Esatto, c'è più flessibilità, l'altra è più rigida e o paradossalmente ti porta di più a fregartene della griglia in alcuni punti, perché d'altra parte sei troppo vincolato come allineamenti. Qui, avendo diciamo una scacchiera più fitta, è anche più semplice secondo me trovare le giuste proporzioni. Io esatto, ho il sospetto, Federico, ma questo è un sospetto proprio, non ho prove, che chi ha un occhio molto allenato, chi è molto esperto, abbia delle griglie piuttosto larghe, secondo me, perché poi lui ha la capacità anche di rompere la regola che si è dato e di trovare un nuovo equilibrio. Secondo me, per chi inizia, è molto meglio una cosa come quella che abbiamo fatto noi adesso. Ti dico la verità, io ho visto griglie molto strette anche a livelli professionali. E la bravura di chi fa questo lavoro sta anche nel saperle rompere queste regole, saper anche andare oltre la griglia, ad esempio con immagini a tutto campo, che è una cosa che si potrebbe fare. Sì. Non vedo nessuna controindicazione il provare un'immagine in tutto campo, però adesso abbiamo la nostra struttura e diciamo che nel nostro portfolio impostiamo le pagine, innanzitutto quali dovranno essere le pagine di introduzione del progetto. Facciamo finta che questa sia la copertina, saltiamo il curriculum per stasera, quindi diciamo che queste prime due pagine saranno la prima introduzione del progetto. Quindi le seleziono, clicco col destro, faccio applica master alle pagine e applico master intro, introduzione del progetto. Ripeto il procedimento per le altre pagine.
diciamo per questa qua facciamo ogni due, va? Ogni, anzi ogni quattro. E posso anche selezionare tenendo premuto CTRL le altre. Aggiungiamo un'altra pagina. Ragazzi, se volete aggiungere pagina al documento, qui nella palette pagine, che si può richiamare, vi dico da finestra pagine, qui F12 anche, le nuove pagine si possono creare così, con questo pulsante. Quindi, comunque, questa è sicuramente la palette più importante, una delle più importanti. E tutte le palette, comunque, tutti gli strumenti in InDesign li potete sempre richiamare dalla finestra window. Qui abbiamo tutto, abbiamo le pagine, abbiamo gli stili, vedremo anche quelli, spero stasera. I link, i livelli, perché anche InDesign funziona a livelli. Abbiamo tanti strumenti anche qui. Perciò andiamo avanti. E continuiamo a lavorare sul nostro mastro. Adesso sappiamo, abbiamo la struttura, dobbiamo iniziare a inserire gli elementi. Possiamo anche bloccare la griglia perché la griglia è un elemento mobile della pagina. Se selezioniamo tutto con CTRL A oppure trascinando e premiamo CTRL L, in InDesign noi blocchiamo gli elementi sulla pagina. Questo vale anche per le griglie, così in modo tale da non spostarle accidentalmente. Quindi iniziamo. Ci serve il testo che sia un testo che sia una descrizione del progetto, il nome del progetto, no? Ciao Giovanni, figurati, perdonato per il ritardo. Creiamo la casella di testo relativa al nome del progetto. Appunto abbiamo detto progetto 01. Scegliamo il font. Che font possiamo scegliere? Andiamo col classico. Ma sì, andiamo col classico. Frutiger, non so se ho Frutiger qui, Giovanni. Non credo di avere Frutiger sul mio computer. Ok, altra cosa importante. Il tasto W permette di vedere un'anteprima delle pagine senza la griglia, in modo tale da avere sempre sott'occhio l'effetto finale. Questo è importante, perché l'occhio in questo modo si rinfresca, non si perde. Quindi abbiamo un titolo del progetto, iniziamo a mettere anche, che so, del testo, una casella, una box di testo. La copio da qui direttamente. La incaselliamo nella nostra griglia, tra l'altro InDesign fa lo snap, ossia queste griglie sono magnetiche, se io trascino una casella di testo viene automaticamente ancorata alle griglie. Questa è anche una funzione interessantissima ed è quella che ci permette di sfruttare le griglie al meglio. È una funzione che si può attivare o disattivare da, se non sbaglio, qui, griglie guide, snap to guides, sì. Quindi qua si può attivare o disattivare lo snap degli elementi alle griglie. Mentre invece il comando che Federico utilizza spesso, che in realtà è molto utile, per togliere la visualizzazione delle griglie, lasciare semplicemente quella delle pagine, è il tasto W. Quel tasto è Sì, W è quello che permette di passare in di modalità passare da anteprima. una. Esatto. Beh, allora abbiamo un po' di elementi. Serve un'immagine, possiamo anche non metterla, però sta a noi sapere se mettere o meno un'immagine. Mettiamo un placeholder. Proviamo un placeholder rotondo, Luca, va? Anche Ok. se di solito il placeholder rotondo mi piace di più quando è in mezzo, ma vedete un attimo l'effetto. Vediamo. Ragazzi, io vi dico la verità, una cosa che mi piacerebbe studiare è la tipografia e il layout, è una cosa che non ho mai fatto però. Ma qualcosina di InDesign la conosco, quindi mi aiuta. Tenete presente, ragazzi, che i segnaposto, i cosiddetti placeholder, possono anche essere creati con il testo, cioè nel senso che InDesign Sì. crea automaticamente un testo che riempie la casella che voi, delle dimensioni che voi avete impostato, in modo tale che potete vedere, potete controllare il testo come un elemento grafico. Un altro aspetto che è un grandissimo vantaggio nel portfolio è che il testo non solo è valido in quanto contenuto, ma è valido anche in quanto posizione rispetto alla pagina, quindi è un Forse vero e proprio elemento grafico. adesso faccio vedere questo e faccio vedere anche un'altra cosa, perché mi sono reso conto che io sto cambiando la dimensione degli oggetti senza far capire ai ragazzi come la sto cambiando, perché dovete sapere che InDesign non funziona
sempre con ridimensionare gli oggetti come Photoshop, soprattutto per le caselle di testo e per le immagini. Ora lo vedremo in più dettaglio, però con le caselle di testo, ad esempio, se io trascinassi in modo normale, senza scorciatoie da tastiera, questa casella di testo non cambierebbe nulla. Vedete? Vabbè, qui la sto flippando, ma non fatelo. Se cambio la dimensione della box, non succede nulla. Si può ruotare, si può specchiare, ma non si può ridimensionare. Cosa si fa per ridimensionare direttamente una casella di testo in questo caso? In InDesign si tiene premuto il tasto CTRL, e per mantenere le proporzioni è CTRL maiuschi. Invece CTRL maiuschi e trascina mi permette di ridimensionare l'elemento. In questa pagina, Luca, secondo me già non manca più nulla per introdurre un progetto. Abbiamo un'immagine significativa che dovrebbe essere questo placeholder. Abbiamo un po' di testo. Abbiamo il testo. Perfetto. Davvero non serve più nulla. Qui davvero non serve più nulla. Il testo, possiamo usare un testo placeholder, come hai detto tu, se andiamo in type. Fill with placeholder text. Io purtroppo adesso non ho l'italiano, dovrebbe essere riempi con testo segnaposto nel sì, quarto esatto. Menu da sinistra. È proprio così. Cancelliamo tutto il contenuto qui e facciamo di nuovo il procedimento. E come vedete, InDesign ha riempito tutto con il lorem ipsum, che è il testo segnaposto per eccellenza nell'industria del graphic design. Quindi abbiamo la nostra introduzione dei progetti, direi che per il momento ok. E andiamo a vedere il nostro documento. Quindi il nostro documento, questo lo devo togliere, questo qua è il vecchio mastro, non ci serve. Per il momento cancelliamo questo master. Questo master A non ci serve, teniamo soltanto quello di introduzione. Se torniamo al documento, tutte le pagine a cui abbiamo applicato il master di introduzione avranno questa struttura. Per il momento non l'ho applicato a nessuno, o meglio, l'avevo applicato, non so perché si è disapplicato, forse non l'ho applicato alla fine. Voglio applicarlo a ogni quattro facciate, quindi a pagina 6-7 e 10-11. Un mini portafoglio di tre progetti, quindi applichiamo il master intro. Come vedete, il master è stato applicato. Allora, adesso inizio a farvi vedere un'altra cosa. Noi abbiamo finalmente creato la struttura. Però questa struttura in questo momento è bloccata perché stiamo lavorando su pagina mastro. Dada 28, grazie a te per esserci. Spero che questa piccola lezione su InDesign ti torni utile. Dicevamo su InDesign, siccome abbiamo un master applicato a queste pagine, gli elementi non si possono spostare, sono bloccati sulla pagina. Se volessimo spostarli, dovremmo spostarli qui. Come vedete, se io sposto un elemento, poi si verifica lo spostamento nelle pagine vere e proprie. Ma quindi come si fa? Perché qui dobbiamo cambiare degli elementi. Se volessimo sbloccare questi elementi, dobbiamo fare una cosa. Possiamo sbloccare ciascun elemento tenendo premuto CTRL-SHIFT e cliccando sull'elemento. Nella pagina, non nel master, attenzione. In questo modo quell'elemento su cui abbiamo fatto click verrà sbloccato per l'editing. Questa è una cosa utile. Però bisogna ricordare che questo elemento poi non è più legato alla pagina mastro. Quindi se ci sono cambiamenti poi nelle pagine mastro bisogna andare a ripristinare quel cambiamento. Perché sì. Ad esempio se facessi questo... Ecco, vedete che qui, essendo tolto il link dall'elemento, non funziona più il collegamento con la pagina mastro. Quindi una volta che abbiamo stabilito i master, noi andiamo a sbloccare gli elementi e creiamo la prima pagina di introduzione del progetto. Il primo progetto qui era Checkpoint Tough. Io, vabbè, sugli stessi nomi perché stasera non ho fantasia. Allora, una cosa importante, un trucchetto per copiare il testo. Io posso copiare un testo, se lo incollo così in modo liscio in InDesign, me lo incolla con la formattazione di partenza, ma se clicco il destro e faccio paste without formatting, oppure premo CTRL SHIFT V, ancora più veloce, me lo copia con la formattazione di destinazione, non di origine. Questa è una cosa molto importante quando copiamo il testo. Ah, ma mentre invece Federico, se tu avessi fatto CTRL ALT SHIFT V, te l'avrebbe incollato nello stesso posto, o sbaglio? Perlomeno sì, con... Sì, sì, sì. Ok. Senza prendere le caratteristiche del testo, no? O sbaglio? E senza prendere caratteristiche del testo, perché quando copio la casella, non il testo, e faccio CTRL SHIFT ALT V... Questo è incolla in past in place, incolla nello stesso posto, però mantenendo le proprietà.
Dice Arizona, che differenza c'è tra A mastro e B mastro? Assolutamente nessuna. A mastro e B mastro sono i master di default che InDesign crea. Sono due master diversi, sono i nomi che gli dà. Sì. Io posso creare 1000 pagine master, adesso lo facciamo per gioco. Faccio qua, nuovo mastro, chiamo A master, appunto, lo chiama già A master. Nuovo mastro, B master, vedi? Sono quelli che crea di default. Noi poi questi master li possiamo usare come ci pare. Adesso li cancello, se trascino la scritta B master qui sul cestino, ho cancellato il master. Quindi semplicemente sono i placeholder che usa InDesign per partire con i master. Stavamo dicendo, stiamo impaginando il primo progetto del portfolio, qui abbiamo il nostro placeholder e adesso dobbiamo iniziare a inserire quindi i primi elementi nel portfolio. InDesign è un gestore di contenuto, abbiamo detto. InDesign gestisce contenuto da file esterni, possono essere queste immagini, quindi PNG, JPEG, TIFF, chi più ne ha più ne metta, possono essere anche file vettoriali da Illustrator o anche degli SVG, quindi dei file web, possono essere degli altri PDF. Ci sono diversi modi per inserire i file in InDesign, può essere semplicemente il trascinare un file da una cartella, così ad esempio, no? Nell'InDesign si può anche ridimensionare, se tipo trascino così mi esce questa anteprima, io posso decidere la dimensione di questo elemento già da qui. Si può usare Ctrl D, anche la scorciatoia Ctrl D, che è quella che useremo, che è il comando place, quindi colloca. Con Ctrl D ci apparirà questo menu e noi potremo navigare nelle cartelle alla ricerca del nostro elaborato. Ma se selezioniamo il placeholder che abbiamo messo e premiamo Ctrl D, noi abbiamo la possibilità di direttamente, ci andiamo a cercare qualcosa di significativo tipo un render. Ecco, come vedremo, l'immagine è stata inserita nel placeholder. Però c'è un problema, questa immagine chiaramente non ha la dimensione giusta. Ciao Gianluigi, buonasera, benvenuto. Questa immagine non ha la dimensione giusta, cosa possiamo fare quindi? Ah, innanzitutto comunque vediamo che è pixelata perché InDesign propone un'anteprima rapida delle immagini. Propone un'anteprima rapida che noi possiamo cambiare andando semplicemente in vista, Overprint Preview o Ctrl Alt Shift Y, che è una scorciatoia un po' bruttina, per avere oppure un'anteprima... Altrimenti sì. Sull'immagine, tasto destro, quello che è prestazione di visualizzazione, in lingua italiana, esatto. In italiano è prestazione di visualizzazione, si può mettere tipica, rapida o alta qualità. Okay. Quella rapida sì. Praticamente è come se fosse nera, diciamo così, quella tipica è quella pixelata e alta qualità invece è quella, diciamo... Sì, fast è proprio il placeholder, in pratica. Sì. Typical intermedia, mentre poi c'è proprio High Quality, che è proprio l'anteprima, la migliore che c'è. Togliamo il riempimento perché sennò si vede un bordino nero qui. Sì, togliamo. Abbiamo questa immagine che è troppo grossa rispetto alla cornice. Cosa facciamo? InDesign gestisce, come avete visto, anche nel caso del testo, i contenuti dei frame in modo diverso dai vari software tipo Illustrator o Photoshop. Questa è una cosa importante da capire all'inizio. Come avviene per il testo? Se io trascino, non cambio la dimensione, stessa cosa qui. Qui cambio la dimensione però della cornice, come vedete, non dell'immagine. Vedete? Per cambiare la dimensione dell'immagine, quindi del contenuto della cornice, io devo fare doppio clic e apparirà questa cornice color ocra scuro, che corrisponde alla dimensione dell'immagine nella cornice. Quindi io me la trascino, se tengo premuto maiusc, ricordiamo, manteniamo le proporzioni e me la posso spostare di nuovo nella cornice. Se non vediamo il contenuto, semplicemente lo facciamo con le frecce direzionali. Se teniamo premuto maiusc, andiamo più veloci con lo spostamento. Così abbiamo ricollocato l'immagine con la scala giusta. Cioè noi potremmo dire, ragazzi, che ci sono come due cornici riguardo a ogni immagine. Una è relativa proprio alle dimensioni e alle proporzioni dell'immagine, che è quella ocra, che modifica appunto la dimensione dell'immagine stessa, e l'altra è quanto di questa immagine viene visualizzato, cioè come se uno aprisse una finestra su un'immagine, che è appunto quella blu, quella superiore. L'altra invece modifica direttamente l'immagine, mentre invece quella sopra modifica quanto di quell'immagine si vede. Infatti Federico, quando
quando prima strecciava quel cerchio, siccome l'immagine sotto era molto molto più grande, faceva vedere delle parti nuove di immagine senza distorcerla o senza modificarla, perché era come se ci fosse il ritaglio superiore che permetteva di vedere sotto. E questa è effettivamente, come dicevamo prima, una delle grandi differenze rispetto a un software come per esempio Photoshop, dove questa possibilità non c'è proprio perché non è pensato per essere un software da impaginazione, mentre invece questa possibilità è utilissima quando uno vuole impaginare. Effettivamente può regolare sia la dimensione dell'immagine che quanto di quell'immagine viene visualizzato sulla pagina. Dice Arizona che sembra scomoda, all'inizio è controintuitiva, lo ammetto, anche a me mi ha spiazzato un po', sì, la prima volta che ho provato questa funzione. Se ci pensi, essendo InDesign un software per l'editoria, ha senso, perché il contenuto va riadattato in base agli spazi da occupare. Quindi ha più senso che sia così, proprio per il tipo di software che è InDesign, quindi ci sta. Ciao Marco, dice, oggi è arrivato in ritardo. Tanta gente che sta arrivando in ritardo stasera, però siamo in tanti. I bravi non fino a fine serata. Stasera InDesign, no, no. Marco, stasera vediamo impaginazione. Noi Marco ci proviamo a fare i bravi, non ci riusciamo quasi mai, però... No, ma stasera siamo stati bravi perché siamo arrivati in tempo, abbiamo fatto tutto a puntino. Ci andiamo tardi, sì, chi lavora in Arcviz soprattutto poi tende a fare tardi, perché sì, lavora fino a tardi. Sì. Si può scalare tutto in base al contenuto? Sì, si può fare. Ad esempio, se tu hai un'immagine più grande... Ci sono delle funzioni che permettono di riscalare la cornice in base al contenuto. Ci sono questi tasti, ad esempio, Fit Frame to Content, che significa adatta cornice al contenuto. Ed è questo che accade. Se premi questo tasto accade questo. Qui abbiamo un cerchio che chiaramente diventa un'ellissima. Pensa se è un rettangolo. Un rettangolo, appunto, mantiene le sue forme angolari. Ci sono i modi per farlo. È molto flessibile su questa cosa. Vediamo. Comunque quei tasti che stavi facendo vedere, Federico, sono importantissimi, perché sono quelli che permettono con un click di adattare il contenuto alla forma e anche viceversa. Quindi sì, esatto, se questa è adatta cornice al contenuto, questa è adatta contenuto alla cornice. Se ad esempio questa cornice sarà così, è così piccolina, se premiamo questo tasto anche l'immagine si rimpicciolirà. E chiaramente però seguirà le proporzioni della cornice in questo caso, quindi bisogna fare un attimo di attenzione. Non so come inquadrarlo in questo cerchio, in realtà. Non sono convinto che il cerchio sia la forma migliore per questo render. Però va bene. Quest'altro tasto invece è centra contenuto, anche questo utile nel caso vogliamo centrare il contenuto nella cornice. Qui abbiamo qui riempiamo appunto in modo proporzionale il frame col contenuto, e qui viceversa facciamo l'operazione inversa. Ecco, questi tasti sono molto utili davvero, come diceva Luca, per riadattare il contenuto nella cornice. Bisogna farci un po' la mano sul discorso delle cornici, dei contenuti in InDesign, ma secondo me fa davvero la differenza, è davvero interessante, davvero davvero utile. Possiamo fare adesso trattare un'altra cosa importante, perché adesso abbiamo collocato un file nella nostra pagina e possiamo capire un'altra cosa importante in InDesign, che è il suo lavorare per link. Ossia, ogni file che noi inseriamo sul foglio di InDesign è un file che proviene da un file esterno, e tali file esterni sono trattati come link esterni. Se ci muoviamo qui nella scheda link, che si può trovare da finestra links, quindi Ctrl-Shift-D, noi qui abbiamo la lista di tutti i contenuti presenti nel documento. Quindi abbiamo soltanto uno, abbiamo solo questo render che si chiama interno PSD. E da qui possiamo fare tantissime cose con questi file. Possiamo trovarne l'ubicazione. Se andiamo ad esempio su Reveal in Explorer, noi vedremo la cartella proprio. Cioè, non è apparsa, però dovrebbe appunto comparire la cartella in cui questo file è presente. Cioè Windows ci riporta proprio, o Mac ci riporta proprio alla cartella in cui è questo file. Possiamo addirittura editare questo file al volo. Ad esempio qui, se facciamo su Edit With, Adobe InDesign, no, questo è un file Photoshop, quindi facciamo l'edit con Photoshop. Se clicchiamo, si aprirà tra pochissimo Photoshop e ci permetterà di editare questo file e di fare cambiamenti. Questa è, secondo me, una delle funzioni davvero più utili di questo software,
che davvero cambia la vita, cambia da così a così l'impaginazione di qualsiasi documento, soprattutto quelli con tanti elaborati come un portfolio. E proprio per questo Luca diceva che è importante organizzare tutti i file in cartelle e non averli sparsi. Comunque adesso vi faccio vedere perché si è aperto Photoshop. Come vedete ha aperto il render. Mettiamo caso che io voglia eliminare le persone perché non mi piacciono in questa visualizzazione. Fatemi un attimo ripristinare l'interfaccia. Dunque, spegniamo le persone. Perché qua c'è tipo il solito blur. Se io adesso salvo questo file, e lo chiudo, come vedete, in InDesign si è aggiornato automaticamente. Proprio perché InDesign gestisce file come link. Questa cosa è straordinaria per me, quando l'ho scoperto, puff, il cervello è esploso. Altra cosa importante, quando invece noi editiamo il file dall'esterno, no? Diciamo che ho cambiato idea, voglio rimettere le persone in questo render. Cerchiamo, dov'è? Reveal in Explorer, quindi eccolo qui. Lo apro direttamente in Photoshop. O magari ci sta lavorando un collega in Photoshop. Tu intanto rispondi, c'è Spreadcode che ti chiede di cosa ti occupi principalmente, sì, all'interno dello studio. No, certo. Allora, mentre Federico cerca il file Photoshop, ti dico che io sono quello che sarebbe, diciamo, all'estero il medium architect, quindi praticamente io mi seguo i progetti che fa il mio studio in ambito residenziale, direzionale, commerciale prevalentemente, spesso capitano anche interni, quindi essendo uno studio, diciamo, di dimensioni medie ma non grande, siamo circa una quindicina di persone, mi trovo ad affrontare sempre problemi diversi, e questo è un po' il racconto della differenza fra lavorare in un grande studio e in un piccolo studio. Io e Federico abbiamo fatto una live su Instagram che ti consiglio di recuperare, su appunto qual è la differenza fra lavorare in uno studio piccolo e in uno studio grande. Io sono in uno studio medio, quindi mi occupo un po' di diverse cose, non sono uno specialista di nulla, però diciamo che non c'è una fase del processo di ideazione, di realizzazione di un qualsiasi progetto che io non affronti o non mi sia trovato ad affrontare. Non lavoro da moltissimi anni, sono piuttosto giovane, però ho già visto diverse cose, dalle fasi di concept al cantiere, quindi insomma mi occupo di questi aspetti principalmente, ecco. Allora io semplicemente sto correggendo un attimo le persone in questo render. Adesso non mi metterò a fare correzioni di colore, giusto a scopo dimostrativo, e poi parliamo di quello che ha chiesto Arizona, perché anche questo è un argomento importante. Magari ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire assieme. Sì, Arizona è un tema se io salvo l'immagine adesso, chiudo, non avendo chiesto direttamente da InDesign di editare il file, mi trovo con link non aggiornato. Se devo aggiornare il file, quindi come faccio? Semplicemente vado di nuovo nella scheda links e vedrò che qui c'è un triangolino giallo. Il triangolino giallo vicino al nome del file significa che questo file ha bisogno di aggiornamento. Allora, per aggiornarlo, semplicemente faccio doppio clic qui ed ecco che il file si sarà aggiornato. Sì, il cartello giallo segnala un generico errore, ed è una cosa che uno può anche sempre tenere d'occhio, diciamo, dalla barra in fondo, dove adesso vedete un pallino verde. Lì prima quel pallino era rosso e segnalava quell'errore. Ogni tanto buttateci un occhio, perché se per esempio avete classico messaggio di errore che dà, ad esempio, è quando la cornice di un testo ha una parte di testo coperta, allora lui te lo segnala subito e uno può andare a vedere dove quel triangolo si riporta all'interno delle pagine. Però aspetta, il discorso della cornice di testo è un attimo diverso, perché tu adesso stai dicendo questo, no? Ad esempio, quando tu accorci una cornice di testo che ha del contenuto, tu hai questo segnale che dice attenzione, questo testo sì, esatto, ok, tu dici questo testo c'è di più, esatto. Apri la cornice perché c'è di più da far leggere. C'è un'altra cosa però riguardo ai link, che è il segnale rosso che dice
che non trova più il file, che InDesign non trova più il file. Ah beh, sì sì, beh certo certo, no, no, però io invitavo a guardare la barra in basso, no, dove okay, qualsiasi messaggio di errore è segnalato anche lì, no? Ok, ah, questa qui dici, no errors. Sì, esatto. Perfetto. Esatto, esattamente. Ma adesso ragazzi quella. Facciamo vedere se, cosa succede quando il file viene spostato dal percorso originario che InDesign conosce. È come l'XRF, come l'XRF di 3D Studio Max di AutoCAD. Se io ad esempio, per un motivo o per l'altro, spostassi questo file interno 1 in un'altra cartella, sto tagliando, lo sto mettendo nella cartella madre qui, InDesign direbbe, ehi, dov'è sto file? E apparirebbe questo segnale che dice, attenzione, questo file manca, fai doppio clic per relinkare. Se io faccio doppio clic, InDesign mi apre l'Explorer e io dovrò andarmi a cercare effettivamente dove è finito sto file. Quindi se adesso mi copio il percorso, se conosco il percorso, vado, relinco il file, doppio clic, e InDesign dice ok, tutto a posto, il file è stato relinkato. Questi segnali rossi che vedete in link avvengono molto spesso nei file vecchi, oppure nei file in cui le cartelle sono state spostate, i percorsi sono cambiati, e avviene di frequente. Infatti per questo portfolio io avevo questa serie di link, come vedete, era tutto rosso perché non riconosceva l'ubicazione. Qui abbiamo anche il numero di pagina in cui i link sono presenti, come vedete. Quindi cliccando sul numero di pagina corrispondente si può vedere l'ubicazione di questo link. Questa, secondo me, è una delle funzioni più utili in assoluto di InDesign. Ma fermiamoci un attimo e parliamo di quello che ha chiesto Arizone. Arizone, anzi, prima ha fatto un'altra domandina, rispondiamo a quella. Dice, si può spostare un file InDesign in Photoshop? No, cioè, non avrebbe senso, dico la verità, ma no. No, è il percorso inverso. È il percorso inverso, esatto. Cioè, di solito si esporta da Photoshop a InDesign. O meglio, si inseriscono i file Photoshop in InDesign. In realtà si può anche fare, nel senso che tu puoi esportare come PDF il file InDesign e editare le pagine in Photoshop, però non dovresti farlo, salvo casi straordinari. Non vedo il motivo per farlo, ecco, tutto qui. Adesso si può procedere a impaginare tutto il resto del portfolio, senza problemi. Se vogliamo creare altri master per altre pagine, ossia per le pagine di progetto, noi creiamo un nuovo master, lo chiamiamo Proj. Pagine di progetto, sempre due pagine affiancate. Possiamo addirittura copiare la struttura a griglia. Se ad esempio... Ops, no, scusate. Se facciamo così e selezioniamo tutto. Però bisogna sbloccare tutto. E sbloccare il contenuto della pagina si fa premendo Ctrl-Alt-L. Se non sbaglio, sì, esatto. Se ho seleziono tutto, seleziono anche la... Forse sto dicendo una cavolata. Aspettate un attimo, ragazzi. Non voglio dire cavolata in diretta. No, copia anche la struttura a griglia. Sì, no, hai ragione Simone, la burocrazia italiana, no, grazie, meglio in design. No, grazie, meglio in design, appunto. La struttura griglia la ricreiamo sempre dal menu layout, crea griglia, oppure ce la copiamo, semplicemente selezioniamo tutto, Ctrl-C, torniamo nei master, facciamo Ctrl-V, qui nei master dobbiamo di nuovo aggiustare i margini, perché ho fatto l'errore di partire con dei margini troppo stretti per... il default del progetto, quindi layout. Forse si può fare anche da qui nel document setup per cambiare in tutto. E infatti qua ci sono slug, bleed. Vediamo un attimo. No, che io sappia, no. Allora, bisogna semplicemente di nuovo creare i margini e colonne. Rimettiamo 25 top, 25 bottom, 20 su, 20 su e 20 sotto. Ok, ho fatto solo su una pagina, devo farlo anche sull'altra, scusate, bisogna selezionare le pagine prima di questa operazione. Margine e colonne, 25, 25, 20, 20, 20. E così abbiamo la stessa struttura rispetto al master di introduzione. In realtà si poteva anche fare una cosa più semplice, io non ci ho pensato, scusate ragazzi. Cancelliamo questo master, duplichiamo questo master, cliccando col destro sul titolo del master, Duplicate Master Spread, duplica pagine mastro. L'abbiamo duplicato. Semplicemente ci andiamo a cancellare gli elementi che non ci servono. E già siamo pronti ad andare. Lo chiamiamo, lo editiamo col destro, Master Options, Progetti. Ed ecco qui, lo applichiamo alle pagine di intermezzo tra una pagina di partenza e l'altra. Sto premendo sempre CTRL e cliccando sulle pagine una per una. E faccio Apply Master to Pages, progetti. In realtà penso si possa fare anche in modo più facile. Da qui
se si va dal menu Apply Master to Pages si digita il numero di pagine, però se sono documenti lunghi diventa più complicato. Si può fare anche da qui però. E sì, questa è la struttura che noi possiamo replicare per tutto il portfolio. Ad esempio, se io continuo a inserire elementi, fatemi vedere un attimo in che percorso è questa immagine, così vedo dov'è il resto di questo progetto. Ho fatto edit origin, dovevo fare reveal in explorer. Reveal in explorer per vedere la cartella. Ecco qui per esempio una cartella di questo progetto. Diciamo che voglio iniziare a mettere la pianta. Voglio mettere la pianta di questo progetto. Clono il faccio copia del percorso, Ctrl C. Questo lo chiudo perché non dovevo aprirlo. Faccio Ctrl D in InDesign, mi copio il percorso, invio. Qua adesso mi importo un PDF, doppio clic ed ecco qua. Trascino e ho già inserito il primo elaborato nel mio portfolio. È davvero semplice. E via dicendo, questa è una cosa che poi si può ripetere per tutte le altre pagine del progetto. Qui di nuovo Ctrl D. Al percorso, diciamo che voglio iniziare a mettermi diagrammi. Materiale portfolio, diagrammi schemi. Qui c'è un InDesign. Ci saranno altri. Qua c'è un InDesign. Ah no, perché ho fatto save, scusate, ho premuto salva, deve essere Ctrl D. Ctrl D, allora materiale portfolio, diagrammi e schemi, eccoli qua, sì, qui ci sono tutti i diagrammi e tutti gli schemi del progetto. Purtroppo non vedo le anteprime, vediamo un attimo se zoomando si vedono le anteprime, non si vedono, se faccio così dovrei vederle. Ecco, qui così vedo le anteprime. Importiamo questi schemi, facciamo open. Qui sarebbe l'ideale avere uno schema separato per ciascuna importazione in modo tale da controllare la posizione di questi schemi, però diciamo che per brevità noi ci importiamo così. Sì, di poterli spostare singolarmente. Sì, anche perché qua comunque per assurdo si potrebbe comunque fare, diciamo, esatto, si potrebbe triplicando fare replicando la cornice. Se io taglio la cornice qui, no? Poi me la copio, sto trascinando tenendo premuto Alt e maiuscolo per mantenere la verticalità. Faccio doppio clic sul contenuto, me lo sposto per far uscire quello che c'è sotto e replico la terza cosa col terzo diagramma. Oh, ha girato il problema, come diceva Luca. Esatto, così sono grandi uguali. Sono grandi uguali perché vengono dalla stessa cornice. Avere il controllo e spostarli singolarmente. Perché questo... vengono dalla stessa cornice, cioè ho copiato, non so perché si è aperto. Vabbè. Vengono tutti dalla stessa cornice, quindi adesso ho degli elementi singoli che posso ridimensionare uno per uno e adattare anche. Quindi io sto per ridimensionare cornice e contenuto, sto tenendo premuto Shift Ctrl e trascinando, eh? Ricordiamocelo sempre perché è qualcosa che abbrevia di molto il lavoro. E così avrò finalmente messo i miei diagrammi nella mia triglia. Volendo possiamo... c'è qualcosa che... No, che sto provando un attimo a sbloccare il testo, ma non me lo fa sbloccare. Certe volte non va. Ok, no. Ho premuto Ctrl Alt L per sbloccare gli elementi che erano bloccati. Se mi copio questo testo posso già magari metterne un altro qui. Se so che voglio del testo nella parte inferiore del mio portfolio, qui delle mie pagine, posso riadattarlo. Ecco, qua magari inizi a capire che forse il margine, il gutter, ossia il gap tra le colonne, forse è strettino, forse dobbiamo farlo un po' più ampio, però tutto il portfolio in genere è un provare per errori, eh? Sì, esatto. Non viene mai al primo colpo. Aggiustarsi poi pian piano. Sì, sempre, sempre così. Però la griglia, come vedete, aiuta molto.
E questa è un po' una base di InDesign che già può essere utile per partire con una prima impaginazione. Come ultima cosa voglio farvi vedere un po' come gestire il testo, perché anche questo è molto importante, soprattutto nei documenti con molto testo. È bene crearsi degli stili, ossia dei preset che possiamo usare per i diversi blocchi di testo, se abbiamo dei titoli, se abbiamo del corpo del testo, se abbiamo dei sottotitoli. Questo lo possiamo fare andando qui in stili carattere, character styles, e creando un nuovo stile. Oppure, se già ad esempio abbiamo creato uno stile per i titoli, noi selezioniamo tutto, e qui, se non sbaglio, dovrebbe esserci un tasto che permette di creare un nuovo stile da qualcosa che già abbiamo fatto. No, questo è Style Override, Quick Apply, non è quello. Crea nuovo stile. Ecco, in realtà, se io seleziono un testo che già ha uno stile di testo e premo sul bottone Crea nuovo stile, io avrò creato già quello stile. Se lo rinomino, posso dare che nome voglio, chiaramente. Lo chiamo Titoli. E se ho degli altri titoli da inserire nel testo, ad esempio adesso scrivo, per ipotesi, no? Titolo 2. E clicco qui sullo stile titoli, avrò applicato al mio testo titolo 2. Questo è molto... è davvero un'ottima cosa per gestire gli stili di testo in un portfolio, in qualsiasi documento stampato. Stessa cosa si può fare col corpo del testo, ad esempio posso addirittura creare lo stile da zero qui. Se faccio doppio clic posso accedere a una miriade di opzioni diverse per questo lavoro, posso scegliere la famiglia del font, lo stile, la dimensione. Posso crearlo proprio da zero oppure crearlo a partire da uno stile esistente. Quindi se io adesso questo stile, lo chiamiamo corpo del testo, l'ho creato, se clicco su una casella di testo senza stile e applico il stile corpo del testo, finalmente avrò lo stile giusto. Posso anche cambiare lo stile, così, se mi accorgo che c'è qualcosa che non va, qui il font è troppo grande, se clicco su preview vedo addirittura l'anteprima di questo stile, ed ecco qua. Ragazzi, torniamo alla schermata talk show, ma se avete domande su InDesign, sulla parte tutorial, scrivete sotto, noi torniamo a lavorare su InDesign. Per il momento siamo altri 5 minuti assieme se non ci sono domande. Insomma, abbiamo fatto vedere un po' di cose utili, secondo me, abbiamo fatto vedere qual è il potenziale di InDesign per l'impaginazione di documenti multipagina. Spero di averlo trasmesso, perché ragazzi, davvero, InDesign è la vita per quanto riguarda questo tipo di lavori. Ma anche le tavole, cioè, le tavole... Io, Luca, in studio non ho mai visto uno studio che non usasse InDesign per le tavole. Dico la verità. Sì, sì, anch'io. Non ho mai visto... Guarda, potrei dire esattamente la stessa cosa, anche perché alla fine, Federico, i comandi che abbiamo fatto vedere stasera sono un'infarinatura generale, però permettono già di fare, non dico tutto quello che ci serve, perché magari alcune piccole finezze come i numeri di pagina progressivi, esatto, come altre quelle cose robe sui lì, testi, le possiamo, le magari le faremo vedere, però in realtà il nocciolo della questione, quello che abbiamo visto stasera, è una buona preparazione prima, una buona organizzazione di file, di link, di cartelle, la possibilità di lavorare direttamente con Photoshop e aggiornare il documento InDesign, e poi in realtà il cuore della questione è quello lì, sperimentare, provare a muovere gli elementi, dove se uno ha fatto un buon lavoro prima, quindi ha una buona griglia, dei buoni margini, ha un buono spazio, è solo questione di muovere gli elementi secondo il proprio gusto, la propria sensibilità, quanto spazio bianco si vuole lasciare, quante cose si vogliono inserire. Poi dopo, tutto quello di cui non abbiamo volutamente parlato, ma che fa parte anche della creazione del portfolio, è la narrativa, gli obiettivi, le intenzioni, lo studio a cui si punta. Noi stasera ci siamo concentrati più sui comandi di un software che è InDesign. Dopo, tutto quello che dovete metterci voi, ovviamente, è sempre quello di cui noi parliamo ogni volta che c'è l'argomento portfolio, Federico. Dopo è quello, no? No, diciamo che la live di questa sera è stata prettamente tecnica. Poi noi parliamo molto spesso di portfolio, facciamo le revisioni, e quelli sono gli ambiti in cui noi facciamo capire tutta la teoria che c'è dietro. Poi chiaramente ci saranno le sedi appropriate, stiamo lavorando sul nostro grande corso che chissà quando vedrà la luce, però speriamo presto. Quindi ci saranno le sedi, ci saranno le occasioni per parlarne, anche qui in live ovviamente, questo non se ne andrà. Però sì, stasera abbiamo fatto vedere le potenzialità di questo software, che sono tante, davvero, per le impaginazioni sono...
veramente fanno risparmiare un sacco di tempo rispetto a lavorare in Photoshop, perché Photoshop ha diversi limiti, intanto per quanto riguarda la gestione delle caselle di testo, delle cornici, che non è così fluida come in InDesign, ha dei limiti per quanto riguarda la gestione dei file esterni, perché sì, è possibile linkare file esterni come smart objects, ma sono molto lenti gli smart objects, tendono a ingigantire i file. Soprattutto Photoshop non permette la gestione di documenti a pagina multipla, a pagine affiancate per la stampa. Poi Photoshop non permette di gestire griglie grafiche, non permette di creare le griglie grafiche come in design. Questi sono un po' i quattro motivi per i quali Photoshop non dovrebbe essere mai usato per impaginazione, secondo me. Proprio in modo sintetico. E Giovanni dice, per quanto riguarda la grafica vettoriale, ecco, bella domanda, consigliate sempre di inserire su InDesign il file di Illustrator o è meglio esportare in PDF e poi importarlo su InDesign? No Giovanni, io ti consiglio un'altra cosa ancora in realtà. Ti consiglio di rasterizzare il file vettoriale, perché il problema è uno. Quando tu vai a importare o mettere sulla tavola di InDesign o sul book di InDesign un file vettoriale, quando poi lo esporti in PDF, quello mantiene gli spessori di linea e c'è un problema, perché vengono mantenuti anche a zoom, a piccoli zoom. Quindi il file vettoriale renderizzato in PDF, mantenendo gli spessori di linea, in realtà non produce l'effetto desiderato. Forse non riesco a spiegarmi bene, però l'abbiamo visto diverse volte nelle revisioni. Siccome gli stili di linea vengono gli stili e i pesi di linea vengono mantenuti costanti quando si esporta un InDesign con degli Illustrator, ad esempio, quindi dei file vettoriali, quando noi andiamo a zoomare e fare rotellina, rotellina, rotellina e ci avviciniamo, lo spessore della linea sarà lo stesso che se abbiamo uno zoom al 10%, in cui si vedrà tipo una macchia nera nel vettoriale, quindi ha molto più senso rasterizzare il tutto. È una cosa che abbiamo visto in diversi portfolio durante le nostre revisioni, tra l'altro, in cui abbiamo avuto file vettoriali che tra l'altro tendono a rallentare la navigazione, ho notato. I file vettoriali molto complessi rallentano la navigazione nel file PDF. Appesantiscono tantissimo. Molto, molto, sì. molto, sì, sì. Molto. E Federico, se dovessimo dire qual è il modo migliore per rasterizzarlo, diciamo, farlo direttamente da Illustrator, se il file nativo è di Illustrator, certo, perché Illustrator no? Senza passare da Photoshop sarebbe un passaggio inutile. Certo, perché Illustrator permette sempre di esportare in formato immagine raster. Ha dei comandi proprio per quello, permette di farlo seguendo anche dei parametri. Quindi è proprio l'ambiente è quello. Anche per la stampa consiglio raster? No, per la stampa no, per la presentazione a schermo consiglio raster, ma per la stampa consiglio di mantenere il vettoriale. Bene ragazzi, grazie mille. Noi ci vediamo come sempre ogni fine settimana su Instagram, sul nostro Instagram TV in live. Ci sentiamo sempre quella solita mezz'oretta il sabato mattina, giovedì qui su Twitch. Quindi buonanotte e fate grazie, ragazzi. Bravi. Bravi. Ciao. Ciao.